Vuoi che dica la verità? Non c'è No, volevo so. la verità. Il pianerottolo. Aspetta, è la televisione del pianerottolo. Si fa. Nel pianerottolo si parla cosa, la portiera, dei prezzi delle cose, della signora che tradisce con l'autista del piano di sotto, e questa roba qui. Si chiama anche ballatoio in italiano antico. Quindi si può dire che lei la televisione non la guarda più. No, la guardo perché ho inventato un modo di guardare la televisione che è filosofico. Cioè? No, sto cioè? Si chiama pasqualismo. Il pasqualismo è tratto da una battuta di Totò in una famosa barzelletta in cui Totò viene avvicinato da un signore che gli dà dei grandi botte in testa e gli dice: Pasquale, come ti vedo bene? E poi gli dà un altro cazzotto: Pasquale, eccetera, eccetera. Questo infierire di schiaffoni, eccetera, la spalla di Totò domanda, dice: ma tu perché non reagivi? Perché volevo vedere questo stupido dove vuole arrivare. Allora, da questo Pasquale, io ho tratto il pasqualismo. Noi spesso vediamo la televisione per vedere questi stupidi dove vogliono arrivare. Jerry Springer, qui, per vedere, è stato uno dei capiscuola. Quindi la vedo, perché come fai a staccare se c'è una... Adesso si comincia a capire che di questo passo si arriva alla roulette russa. Vi ammiro moltissimo, non li uso. Penso che sia un dono della provvidenza, proprio internet, perché prima della cosa vedevo che insomma i ragazzi si allontanavano dai libri, dalle cose, dalla pittura, dalla cosa, eccetera. Invece è stata veramente una cosa un po' divina questa invenzione straordinaria. Pensi che una parte, diciamo, dell'esperienza televisiva possa passare all'internet o no? Ma io penso di sì. No, diciamo, nel futuro sia lì? Io penso di sì, per forza. Penso proprio di sì. Credo che stiamo vivendo una rivoluzione televisiva. Poi ci sarà... Si farà ordine, perché soprattutto in Italia spesso uno vede dei programmi perché le vedono tutti, perché un altro le vede, insomma si andrà sempre di più verso una televisione mirata, e internet sarà determinante. Sì, ma la tecnologia è importantissima. No, io non sono nemico della tecnologia, purtroppo non la so usare, però la tecnologia è quella che incide perfino sulla cosa artistica. La canzone non sarebbe nata se non ci fosse stato il disco a 78 giri che durava 3 minuti. Le canzoni sarebbero durate 7 minuti, 10 minuti, come le romanze, perché c'erano prima delle canzoni. Poi, siccome è nato un supporto che durava 3 minuti, 3 minuti e 10, 3 minuti e un quarto, è stata ridotta la romanza a canzone, è diventata una canzone, e quindi la tecnologia ci guida. Fare ancora una cosa televisiva, mi piacerebbe, una cosa nuova televisiva, diversa da quella che si vede, controtendenza. Se guardo un po' indietro, in realtà io ho sempre fatto l'altro, proprio è una mia cosa. Quando sono partito, l'altra radio, l'altra musica, l'altra domenica, l'altro talk show, quindi mi piacerebbe fare ancora un'altra cosa, che potrebbe essere la televisione. Ma insomma, quella senti, è però svelare i segreti, c'è qualcosa in mente? Beh, certamente sì. I cassetti sono pieni, diciamo. L'agendina ce l'ho proprio qua. Anche quando l'orchestra oggi è l'altra canzone napoletana, tutto sommato, perché quando ho cominciato 18 anni fa, e sono venuto alla...